Chi interferisce con lo stato di salute nel XXI secolo? Come potete vedere, ho leggermente allargato l'orizzonte di questa presentazione. Molti di voi sono ginecologi e quindi si aspettavano probabilmente che io mi focalizzassi sulla salute riproduttiva e che parlassi di quelli che oggi sono noti come distruttori endocrini. Ma avvalendomi della mia specialità in medicina interna e della mia esperienza con le neuroscienze, ho allargato l'orizzonte perché sicuramente quella che è la letteratura sui distruttori endocrini non ci basta per ricostruire la scena del crimine. E quindi ho una scena del crimine allargata che ha tre protagonisti: la salute riproduttiva, secondo luogo l'epidemia mondiale di sovrappeso e obesità che è modulata dall'insulina, dalla resistenza insulinica e in ultima analisi da una crisi energetica a livello metabolico, e terzo, last but not least, il problema del colesterolo e l'implicazione del colesterolo nella sintesi degli ormoni sessuali, e la chiamerei proprio epidemia di prescrizioni di statine, le quali comunque riducono in modo impressionante il livello di colesterolo e in ogni caso riducono anche la sintesi degli ormoni sessuali. Cominciamo con la salute riproduttiva. Come potete vedere, questo è un portale interessantissimo, Our World in Data, sono dati che vengono presi dalle Nazioni Unite, dati dalle organizzazioni internazionali più prestigiose, e come potete vedere il titolo di questo articolo del 2020 è The Global Decline of Fertility Rate Since 1950, cioè gli autori si preoccupano che sembra essere avvenuta una caduta in discesa libera della fertilità, soprattutto nei paesi industrializzati, negli ultimi 50 anni. E in particolare, adesso analizzeremo le figure, vi renderete conto che questa discesa in alcuni paesi avviene nel corso di pochissimi anni, di una generazione, direi il tempo necessario per una industrializzazione accelerata, e quindi vi anticipo già che andremo a indagare sulla industrializzazione accelerata e sul cibo industriale e su una serie di sostanze chimiche legate all'industrializzazione che spiegherebbero questo crollo in pochi anni in un paese della fertilità. Guardiamo la diapositiva complessiva, la sintesi a livello mondiale, vedete bene che dal 1950 ad oggi il numero di bambini per donna, se lo usiamo come indicatore della fertilità, si è ridotto da 5 a 2,5, ma in molti paesi la riproduzione è letteralmente crollata, mi riferisco all'Italia, alla Danimarca, agli Stati Uniti, in moltissimi paesi avrete sentito che sia i nostri governanti sia il Papa stesso ha detto che bisogna incrementare le nascite perché stanno avendo un crollo vertiginoso. La Cina in questa settimana, se leggete il Wall Street Journal, ha annullato la legge che consigliava 2 bambini per coppia ed è tornata a 3 bambini per coppia dopo aver constatato un crollo del 18% della nascita negli ultimi anni. Come vedete, ciò che ha inquietato di più i ricercatori è questa diapositiva. Vedete infatti che il crollo della fertilità avviene in un brevissimo spazio di tempo. Vedete che se guardate ogni singolo paese, voi vedete che il crollo avviene nel corso di meno di una generazione. Sembrerebbe quindi che ci sia, con l'arrivo dell'industrializzazione, sia del cibo, sia della produzione industriale, avviene questo crollo della fertilità. E vedete che siamo passati da 8 bambini, vi ricorderete le nonne, le bisnonne, anche da noi, che avevano molti figli, è vero che poi molti non arrivavano in età adulta, ma oggi siamo a un figlio per coppia e anche meno. Vedete che l'Italia sta lì in basso a destra ed è uno dei paesi dove la natalità avviene soprattutto ad opera degli extracomunitari, mentre la popolazione italiana sta subendo una riduzione drammatica. Vediamo di che cosa stiamo parlando. Allora, innanzitutto la letteratura classica sui distruttori endocrini faceva riferimento soprattutto al fatto che
questi disruttori endocrini, cioè un numero enorme di sostanze chimiche di cui parleremo tra pochi minuti, andava ad interferire, andava a ficcarsi nel recettore degli estrogeni soprattutto e interferiva soprattutto con la produzione di testosterone a livello di aromatasi, soprattutto con la produzione di androgeni. In pratica, riassumo un discorso lungo in una frase, l'effetto era una femminilizzazione, cioè se il feto era di sesso femminile, pensavamo, il problema è meno grave, viceversa gli effetti drammatici si hanno quando il feto è di tipo di sesso maschile, ha bisogno nel secondo mese di gravidanza degli ormoni maschili, degli androgeni, del testosterone, perché altrimenti non si differenzia in senso maschile ma evolve come previsto dall'evoluzione per default in sesso femminile. E allora diciamo che la letteratura classica si concentra su questi fenomeni. Vi faccio notare che sono tutti fenomeni dal punto di vista epidemiologico in aumento nei paesi industrializzati, con un aumento circa dell'1% annuo, che mi inquieta molto e adesso vi dirò perché. Quali sono questi fenomeni? Bene, prima di tutto il criptorchitismo, quindi essere esposti ai disruttori endocrini vuol dire che il testicolo non migra nel sacro scrotale e questa è una causa di riduzione della fertilità, perché lo spermatozoo non ha la qualità, velocità, motilità, bla bla, che dovrebbe avere per essere fertile. L'ipospadia, ok. Poi un altro fenomeno era lo sviluppo puberale, ma qui l'interferenza a livello maschile era meno spiccata. L'iperplasia della prostata nell'adulto, è come dire che probabilmente i meccanismi compensatori a questo deficit di androgeni fanno sì che tu da adulto hai una riprogrammazione epigenetica in senso androgenico che ti predispone all'ipertrofia della prostata e al cancro della prostata. Poi abbiamo un altro problema, recentemente è stato constatato dagli psicologi che hanno fatto dei questionari ad adolescenti, hanno trovato una epidemia, vera e propria epidemia di confusione nell'identità di genere. Le femministe, molte persone sono molto contenti di questo, dicono vabbè non c'è più il mondo in bianco e nero, ma dal punto di vista psicologico questa opacità, questa nebbia nella identità di genere crea moltissimi problemi a moltissime persone e a sua volta si ripercuote sulla fertilità e sulla idea di iniziativa sessuale, riproduzione e via discorrendo. La ginecomastia, c'è un'epidemia, c'è un aumento crescente della ginecomastia nel sesso maschile e la spermatogenesi, cioè io direi più che altro la qualità dello sperma, quindi numero di spermatozoi, concentrazione degli spermatozoi, quantità di liquido seminale e soprattutto qualità dello sperma, intesa come motilità dello sperma e funzionalità dello sperma, è crollata negli ultimi anni. E ciò che ha allarmato i mass media, saprete che il telegiornale ha fatto, direi che molti documentari, i mass media, la telegiornale ufficiale, la televisione, hanno parlato di questi distruttori endocrini e c'è stata tutta la polemica sulla plastica che ha poi portato la comunità europea e gli Stati Uniti a dire che dovremmo abolire la plastica nei prossimi anni, loro dicono nel 25, qualcuno dice nel 2030, ma il problema dei distruttori endocrini non si riduce alla plastica, tra poco vedremo, e comunque questa meta-analisi in 180 paesi di questa Shanna Swan che lavora per l'American Academy ha inquietato, ha ricordato a tutti questo problema del crollo della fertilità e ha gettato nello sconforto. Come potete vedere c'è stata una riduzione del 50%, ripeto, un dimezzamento sia della concentrazione dello sperma come vedete a sinistra, sia del conteggio spermatico come vedete a destra. Ma la bella notizia è che mentre i paesi iperindustrializzati vedono questo crollo in modo devastante, voi vedete che i paesi dove non è ancora avvenuta l'industrializzazione e quindi non ci sono gli alimenti industriali e i derivati del benzene, come vedremo tra due minuti, la retta gialla è in salita e quindi la compromissione della natalità e della fertilità non è avvenuta. Peccato che questi paesi sono i paesi economicamente più poveri e si riproducono
e questo poi va a che vedere con i profughi, la gente che annega nel Mediterraneo, and so on and so forth. Ma come ho detto prima, questa presentazione vuole allargare l'orizzonte del problema, la scena del crimine, una CSI allargata. Vedete che anche il sesso femminile, questa iperstimolazione del recettore degli estrogeni, ha delle conseguenze importanti. Per esempio, il fatto che c'è la pubertà precoce e moltissime ragazzine già a 8 anni, 7-8 anni hanno la comparsa del seno, il pubarca, poi compaiono il vero e proprio ciclo mestruale, questo crea dei problemi, facilita da adito al bullismo e via discorrendo, ma ancora una volta molto probabilmente c'è una riprogrammazione epigenetica per cui si va a ripercuotere anche da adulto sull'endometriosi, sui fibromi dell'utero, quello che chiamano una premature ovarian failure, cioè una insufficienza, un deficit di qualità degli oociti. Scusate se semplifico, il fibroadenoma, il cancro della mammella. Viceversa, l'età della menopausa non si è modificata, questa non è una bella notizia perché anticipando la pubertà e non spostando la menopausa, il numero di anni in cui la donna è esposta agli estrogeni e quindi a rischio di questi fenomeni da iperestrogenismo, permettetemi la semplificazione, aumenta. Andiamo avanti. Che cosa c'entra l'insulina, la resistenza insulinica, il fatto che nel mondo c'è un'epidemia di sovrappeso, obesità? Bene, io faccio vedere delle associazioni statistiche, sapete meglio di me che le associazioni non sono spiegazioni causali, ma nella mia penultima, ultima diapositiva vi farò vedere invece che la fisiopatologia ci permette di collegare l'iperinsulinemia e l'eccesso di zuccheri nella dieta e l'eccesso di soia nella dieta ai problemi dei disruttori endocrini che altrimenti da soli, senza questi complici, non spiegherebbero questa catastrofe e soprattutto la velocità con cui questa catastrofe si manifesta. Vedete che c'è un aumento esponenziale del sovrappeso, obesità. Tra 20 anni non avremo i soldi per curare i diabetici e per curare le conseguenze di questa epidemia. Vedete che l'Italia non è il peggiore dei mondi possibili e vedete anche che purtroppo alcuni paesi in corso di accelerazione selvaggia dell'industrializzazione, come il Messico e direi il Medio Oriente, hanno il fenomeno ancora più spiccato che da noi. Io sono molto preoccupato per il sud dell'Italia, più vado al sud e più mi preoccupano i bambini che sembrano l'omino della Michelin, non vedo nessuno che va a correre con la tuta da ginnastica, a differenza di quello che succede al nord, ma questa non voleva essere una polemica a stile leghista, semplicemente mi inquieta perché il sud, non essendo abituato a mangiare gli zuccheri raffinati, essendo passato attraverso anni e anni proprio di carenza alimentare, di difficoltà a mangiare la quantità adeguata di cibo, non è assolutamente preparato a livello epigenetico a riempire il carrello del supermercato come avviene oggi. E la cosa più inquietante è che questo aumento dell'incidenza dell'obesità avviene nei giovani e nei bambini e adesso anche l'Italia è arrivata a un 30%, di nuovo il sud, un 10-12% al nord di obesità e questo è un problema. Allora, perché io dovrei preoccuparmi di questa faccenda? Bene, la ragione è molto semplice. L'aumento della infertilità, di questo 1% l'anno, va parallelo con un inquietante parallelismo cartesio, sarebbe scioccato, c'è un parallelismo tra l'aumento della mortalità per diabete e quindi diciamo intolleranza ai carboidrati, resistenza all'insulina, questa grande famiglia che è la nostra incapacità di mangiare la quantità di zuccheri, di metabolizzare la quantità di zuccheri che noi oggi mangiamo. E ancora più inquietante è questa diapositiva. Voi vedete che questi sono dati delle Nazioni Unite, voi vedete che dal 90, dal 1990 al 2016, nel 1990 sono le famigerate linee guida americane sulla nutrizione che ti dicono di mangiare montagne di zuccheri, la cosiddetta famigerata piramide alimentare, voi vedete che da allora ad oggi è aumentata la mortalità per tutte le malattie non trasmissibili, vedete a destra, cardiovascolari, cancro, mentali, and so on and so forth, quindi anche la fertilità
l'andamento parallelo a questi fenomeni e io ritengo che dal punto di vista biochimico e fisiopatologico sono la stessa cosa. Noi sappiamo una via, un link tra l'infertilità e la sindrome metabolica e la resistenza insulinica è data dall'infiammazione cronica. Sapete meglio di me che la sovrappeso e l'obesità, viscerale è associata a una never ending inflammation, a non resolving inflammation, e la non resolving inflammation va a ripercuotersi sulla motilità degli spermatozoi, ma soprattutto va a interferire sulla cascata di segnali dell'insulina, determinando iperinsulinemia, per esempio nell'ovaio policistico e molte altre patologie. Noi a un master che teniamo a Torino ormai insegniamo che la resistenza insulinica è alla base di tutte le malattie oggi epidemiche nei paesi industrializzati. Andiamo avanti. Per quanto riguarda il colesterolo, mi preoccupa molto, e qui mi farò amici cardiologi, che l'industria che vende le statine è talmente potente da aver praticamente attirato dalla sua e finanziato la maggior parte degli opinion leader sullo studio del colesterolo. Il colesterolo, a mio avviso, e ormai sta diffondendosi in letteratura, non è l'agente eziologico dell'aterosclerosi. L'aterosclerosi non è il processo patogenetico primario nelle cardiovascolari, ma è un danno dell'endotelio che ha a che fare, ed è molto più sottile, ha a che fare con la iperglicemia, la glicosilazione, l'ossido nitrico, ma non faccio una lezione qui sulla causa primaria delle malattie cardiovascolari. Mi inquieta molto che una persona su 10 nel mondo prende le statine, e questo si ripercuote in modo drammatico non tanto sulla fertilità, perché è gente che ha superato molto spesso l'età riproduttiva, ma sulle facoltà cognitive e sul cervello e la capacità di apprendimento e la memoria delle donne, l'osteoporosi, il cancro della mammella e via discorrendo. La ragione per cui non ci sono due persone uguali che rispondono in modo uguale a questo problema è che, come vedete, questa è la rete metabolica dell'uomo, o ciascuno di noi ha ereditato degli isomorfismi genetici diversi, degli isoenzimi diversi, quindi non stupitevi se quando parliamo di fenomeni così raffinati non ci sono due persone identiche una all'altra. Vediamo un attimo la storia di questi distruttori endocrini. Io direi che gli storici non hanno ancora capito, e i medici meno che mai, l'importanza terrificante delle due guerre mondiali. Durante le due guerre mondiali, ricordatevi che gli Stati Uniti hanno nutrito l'Europa. L'Europa era macerie, montagne di macerie, e in Europa arrivavano fondamentalmente, cosa è arrivato nelle due guerre mondiali? Due cose che sono i due serial killer di cui ho accennato prima. A sinistra voi vedete i derivati del benzene. Voi immaginate di essere un chimico che lavora in America, cosa vuoi che ti chieda il Ministero della Difesa durante la prima e poi nella seconda guerra mondiale? Bene, ve lo racconto così, con un linguaggio colloquiale: ti chiede il vetro è troppo pesante, aboliamo il vetro, e tu mi fai la plastica e mi fai gli ftalati e mi produci i bifenoli policlorinati e li usi sia per verniciare la nave, sia perché così hai dei contenitori in plastica che pesano poco, poi di lì, dopo la guerra, faremo i biberon e poi faremo le bottiglie dell'acqua minerale, ma poi scopri anche che le navi bruciano, il legno è pesante, il legno marcisce, e allora abbiamo fatto i ritardanti di fiamma, poi abbiamo fatto gli ftalati, la diossina, gli idrocarburi, poi dopo la guerra li abbiamo riciclati, li abbiamo fatti diventare fertilizzanti, diserbanti, e di qui la diossina, di qui i coloranti industriali. A destra invece abbiamo Ancel Keys, il Ministero della Difesa, chiamato Ancel Keys, il famigerato cardiologo delle statine e del colesterolo, che ha creato l'errore scientifico, secondo me, più devastante nella storia dell'Occidente, e gli hanno detto: dobbiamo portare da mangiare in Europa, devi procurarci qualcosa. E cosa ha fatto Ancel Keys? Biscotti, pane, pizza, birra e sigarette, un pacchetto di sigarette e una scatola, vedete là, un pezzo di carne in scatola. Peccato che dopo le due guerre mondiali le lobby che hanno guadagnato trilioni di dollari durante la guerra non hanno fatto marcia indietro. Noi oggi continuiamo a mangiare montagne di zuccheri raffinati, continuiamo a fumare malgrado tutti sappiano che causa il cancro. Un attimo che siamo un po' in ritardo, grazie. Cosa devo fare?
Può accelerare solo un attimo perché cominciamo a essere un po' in ritardo. Ok, non c'è problema. E quindi quello che voglio dire è che la storia dei perturbatori endocrini, a mio modo di vedere, è che negli anni dal 1900 al 1900 e alla fine della Seconda Guerra Mondiale abbiamo scoperto l'esistenza di fitoestrogeni che possono interferire col recettore degli estrogeni. Poi abbiamo scoperto le sostanze chimiche derivate del benzene con la Theo Kolbor e Rachel Carson, ma oggi il problema fondamentale è un crosstalk tra queste sostanze chimiche e le vie a valle dell'insulina. Mi spiace di non poter approfondire il discorso e mi limiterò quindi, come mi avete invitato, vi faccio notare che questi distruttori endocrini sono tutt'altro che esoterici, sono dappertutto, soprattutto nei profumi che usate nel bagno, nelle varie fragranze che usate nel bagno, nei saponi, nei farmaci come per esempio il paracetamolo, la tachipirina che tutti usate è un distruttore endocrino, ma e poi la soia che oggi utilizziamo in modo massivo in Occidente contiene genisteina, danzeina che sono dei distruttori endocrini. Quindi diciamo che quello che a me preme sottolineare per concludere è che non è soltanto più un problema di chimica, ma quello che mi preoccupa è il ruolo di queste sostanze sulle capacità cognitive, sull'invecchiamento e poi una cosa che mi ha sempre incuriosito è ma perché moriamo di cancro della mammella in menopausa e cancro della prostata in menopausa quando gli ormoni androgeni ed estrogeni sono scesi a livelli minimi? È perché ci mancava un pezzo della scena del crimine. Negli ultimi 3 o 4 anni la letteratura ha scoperto un concetto nuovo che si chiama crosstalk, cioè a dosi molto basse gli ormoni sessuali vanno a sinergizzare con le vie di signaling dell'insulina e allora la catastrofe degli alimenti manipolati industrialmente va a sommarsi alla catastrofe dei distruttori endocrini e creano uno scenario perfetto per questa devastante epidemia di compromissione non solo della fertilità ma della salute mentale. Abbiamo scritto queste cose in diversi libri io e Giulia che parlerà tra un'oretta a questo convegno e abbiamo un master di medicina investigativa moderna dove approfondiamo questi argomenti. Vi ringrazio per avermi concesso questa attenzione e alla prossima.